mascherina e quello di Bologna. È sempre stato questo, che non è il cappelletto, grande differenza. E come ripieno dopo vedremo, ma come formato, quando vi vedete il tortellino ha lo sbuffo in giù, invece il cappelletto ha la puntina, lo sbuffo in su. E il cappelletto si fa a Reggio Emilia, si fa a Ferrara, si fa in Romagna, ognuno con un proprio ripieno diverso. A Bologna si fa il tortellino e a Modena con lo sbuffo in giù. In Bologna e Modena c'è poca differenza. A Modena non mettono la mortadella nel ripieno. E mi ricordo che Giorgio Fini, una volta alla cena, io dissi: Giorgio, fai tu fai dei buoni tortellini, li fate migliore voi a Bologna, perché voi mettete la mortadella, noi no. E dico: vabbè, la mortadella, come dicevo, è entrata nel 1000 con l'industrializzazione salumaria dell'Ottocento, quando si usavano ancora, attenzione, mica quei maialoni rosa che vediamo oggi, si usava la cinta senese, perché noi nel bolognese avevamo la cinta senese, avevamo anche delle immagini che ho pubblicato, che si vede l'animale cintato di bianco, c'è anche una molto bella a colori, e che erano maialini di 80 kg e i nostri salumieri, l'industria salumieri, cioè noi vediamo i maiali più grandi. Il ministro dell'agricoltura nel 1862 l'autorizzò a importare il large white dall'Inghilterra, questi bei maialoni rosa che diventavano anche grossi, che avevano una bella resa, e quindi il nostro maiale, la cinta come c'è in Toscana, è scomparso. Io me lo ricordo negli anni 60, qualcuno che l'aveva ancora verso il castiglionese, pochi, perché mi ricordo la fascia, che richiamavano poi il gonzo spagnolo, e gonce, il gonzi in sostanza.